pole position assoluta di Antonio in questo campionato, solamente alla seconda gara. Ha fatto nella sua batteria i primi 5 giri veloci, li ha fatti lui, quindi ha dato un secondo al secondo, che è un bel andare, non è male. Chiaramente le vetture, anche queste vetture Renault 2000, sono delle vetture in qualche modo simili a quelle più importanti di Formula 1. Partire davanti, partire in pole position è sicuramente vuol dire riuscire a portarsi a casa l'80% del risultato. La mia è anche una soddisfazione personale, perché ovviamente quando hai un pilota che è così forte, che dimostra, che riesce a dimostrare la sua forza, riesce a dimostrare il suo talento, questa è di grandissima soddisfazione per il manager, che ci ha sempre creduto e che quindi è anche incentivato a crederci ancora. Andavi pure bene. Certo. Anche i test in Formula Abarth durante l'anno, noi facevamo il giovedì del campionato di Formula Abarth, solo il giovedì, con la macchina della scuola federale, e andavamo sempre bene, magari ci aspettavamo qualche parolino in più dalla Ferrari, dall'FDA, ma no, bene, ci vediamo alla prossima. Poi alla fine, dopo Barcellona, metà dicembre, hanno convocato Antonio per darci questa notizia. È un gran punto di partenza, ma ancora Antonio deve crescere e farà sicuramente, si impegnerà tanto, perché lui è il motore di tutto. Per un ragazzino di 16 anni, alla sua prima esperienza nel monoposto, riuscire a essere in testa a un campionato così importante, con così tanti concorrenti di un livello molto, molto alto, è un risultato che noi della Ferrari Driver Academy non speravamo.